spazio. Suona. È la prima volta in vita mia che faccio un seminario che intendo come seminario di ricerca e non come lezione pura e semplice, usando PowerPoint, ve lo dico. Perché ho usato PowerPoint? Beh, perché nel momento in cui ho avuto la folle idea di proporre, folle idea sì perché ce l'ho avuta io, di proporre a Vittorio di parlare dell'ontologia dell'essere sociale di Lukács, poi quando siamo andati a determinare bene la cosa, io volevo proporre un tema dentro l'ontologia dell'essere sociale e giustamente Vittorio mi ha detto: guarda che forse è meglio se tu fai un'introduzione abbastanza generale alla struttura dell'opera, perché in realtà molto probabilmente di Lukács insieme all'estetica è la cosa che si conosce di meno. Non so se questo sia vero fra di voi, non so quanti, non dico che abbiano letto le 800 pagine in tedesco dell'ontologia dell'essere sociale, ma che in qualche modo conoscano la struttura dell'opera, forse i contenuti a grandi linee sì. Quindi l'immagine che ho scelto, che poi è quella che è finita anche in locandina, rappresenta sì l'ultimo Lukács e quindi quello impegnato negli ultimi 10 anni della propria vita al lavoro dell'ontologia, rappresenta anche un po' la mia situazione quando mi sono trovato a dover preparare una presentazione di un complesso di complessi. Perché? Perché questa cosa che ho scelto come titolo, appunto, un complesso di complessi, si riferisce sia al contenuto, quindi all'oggetto, se volete, dell'opera, e quindi all'essere sociale, che è definito da Lukács un complesso di complessi, sia all'opera stessa. L'opera stessa è un complesso di complessi. Ovviamente dovremmo spiegare che cosa significa complesso in questo contesto, oltre che a campo differenziale, oltre che a oggetto multiforme. E dunque, quello che voglio fare oggi è cercare di rendere la necessità del gesto scientifico lukacciano rispetto al proprio oggetto come necessità odierna per noi, oggi appunto, di tentare un approccio comprensivo orientato a una trasformazione della realtà. Uso il termine realtà in maniera specifica perché questo lo posso fare tranquillamente già da subito, l'ontologia di Lukács pretende di essere una scienza di realtà. Questa è la definizione più generica, ma forse anche più precisa di che cos'è l'ontologia lukacciana. Di una parte specifica della realtà, cioè quella che riguarda l'essere sociale, poi vedremo che cosa questo significa e che rapporto ha questo con l'essere in generale. E, seconda cosa, tutta questa operazione va intesa per me, ma anche per Lukács in maniera esplicita, come un ritorno a Marx. Questo significa che l'ultimo Lukács, insisto sulla determinazione ultimo Lukács perché già a partire dagli anni 60 il mito del giovane Lukács ha in quantomeno messo in ombra tutta la produzione post anni 30 del nostro. Ok, quindi credo che tutto l'ultimo Lukács spinga verso un ritorno a Marx e quest'opera in particolare in maniera esplicita vuole ritornare a Marx come pensatore dell'ontologia, cioè l'ontologia dell'essere sociale vuole essere una mise à jour tecnicamente, penso che l'espressione francese la renda nel migliore dei modi, dell'ontologia di Marx. Quando muore nel 1971, a giugno, Lukács non è riuscito a pubblicare nulla dell'ontologia dell'essere sociale. Erano pronte per la pubblicazione due parti, cioè o meglio due capitoli, quello su Hegel e quello su Marx, ma escono dopo la sua morte ed escono comunque come saggi autonomi e non contestualizzati
prospetto dell'impresa, dell'ontologia, e in maniera, se volete, anche significativa, la prima edizione dell'ontologia che abbiamo dal manoscritto, o meglio dal dattilo scritto, è italiana. E è Alberto Scarponi che nell'84-86 pubblica i due volumi, i due volumi in tre tomi dell'ontologia dell'essere sociale. L'ultima cosa che Lucas scrive, che sono i prolegomeni all'ontologia dell'essere sociale, alla fine ci arriveremo, e li lascio appunto alla fine, escono in realtà solo con l'edizione tedesca e in Italia solo negli anni 90, nel 90 esattamente. Quindi escono per ultimi. Io li terrò per ultimi nella mia esposizione perché se è vero che i prolegomeni sono in qualche modo una sorta di grande riassunto sistematico dell'ontologia dell'essere sociale, sono anche l'esplicitazione di qualcosa di ulteriore rispetto al testo dell'ontologia dell'essere sociale e sono anche già la risposta a una serie di critiche che il testo aveva ricevuto e che erano state pubblicate, guarda caso, ancora in Italia e già nel 1977, Aut-Aut, numero monografico, in cui i cosiddetti allievi di Lukács, la Heller per esempio, si distaccano dalla posizione di Lukács. I prolegomeni sono già una risposta a quelle critiche. Tutto questo per sottolineare come già al proprio presente, ma soprattutto rispetto al nostro presente, questo sia un grande testo inattuale. Lo dicevo prima nel mio intervento alla relazione di Andrea, perché è un grande testo inattuale? Perché in un'epoca in cui il problema di un pensiero anche vagamente orientato da Marx o da problemi marxiani va a rifugiarsi in tematiche di soggettivazione, qui la grande sfida Lukacciana è quella di pensare l'essere e quindi l'esserci nell'essere, come domanda filosofica e politica. E dunque, dal mio punto di vista, rispetto ai dibattiti attuali, rilanciare un discorso sull'ontologia dell'essere sociale come problema e non solo come opera di un autore, vuol dire esattamente prendere posizione rispetto al discorso dominante, che è un discorso che in qualche modo, secondo me, in maniera ottusa, si concentra sul soggetto della trasformazione e non sulle condizioni di esistenza della trasformazione stessa. Cercherò nella mia relazione in realtà di chiarire questo. Che cos'è l'ontologia dell'essere sociale nel tentativo sistematico dell'ultimo Lukács? Beh, innanzitutto la necessità di un'ontologia dell'essere sociale viene annunciata già quando la grande estetica lukacciana viene conclusa. In realtà solo la prima parte dell'estetica, ma lì ha deciso di lasciarla incompleta lui, quindi a quel punto è completa. Che cos'è l'estetica di Lukács? Non credo che nessuno, se qualcuno l'ha letta, mi sento meno solo. Se qualcuno ha letto le 800 e passa pagine dell'estetica, sa benissimo che non si tratta di una teoria dell'arte, ma del tentativo di spiegazione teorica delle condizioni di possibilità di esperienza dell'uomo, in senso generale. L'arte diventa esattamente il momento specifico in cui misurare queste capacità di esperienza. L'estetica lukacciana preludeva nel progetto sistematico di Lukács all'etica. Lukács non scriverà mai un'etica, non fa in tempo a scrivere un'etica. Che cos'è l'etica nella prospettiva lukacciana? È esattamente per il marxismo una teoria della prassi della trasformazione. Non è una teoria della rivoluzione,
ma è una teoria del mutamento orientato politicamente da un punto di vista comunista del legame sociale. Lukács non ci arriva, ma arriva a teorizzare e a produrre ciò che alla fine dell'estetica gli risulta necessario per compiere l'impresa dell'etica, cioè un'ontologia. Un'ontologia di che cosa? Esattamente di quel legame di cui l'etica dovrebbe essere il discorso sulla trasformazione. Non so se sono stato chiaro. L'estetica è, adesso semplifico molto e schematizzo, è una teoria o meglio, è un discorso sulle capacità d'esperienza, in senso anche molto kantiano, se volete, del termine estetica. Giocato a ridosso dell'esperienza produttiva nell'arte. L'etica doveva essere, nelle intenzioni di Lukács, il discorso scientifico sulla trasformazione del legame. In mezzo, necessariamente, viene postulata un'ontologia. Attenzione, su questo termine necessariamente ritornerò dopo, perché riguarda anche la domanda che facevi tu prima, che cosa vuol dire una ragione storica che pensa alla necessità. Ecco, questo necessario ha un significato particolare su cui poi tornerò. Anche dal punto di vista, qui il tono hegeliano si sente, della rappresentazione filosofica del discorso, l'ontologia è il luogo dell'esposizione scientifica dello statuto di realtà storicamente determinata, cioè dell'essere. Voi capite subito da questo che apparentemente, perché poi le differenze sono enormi, la posizione di Lukács sembra la posizione di Heidegger. L'essere è storia. La storicità dell'essere è tutto l'essere. In realtà, se noi leggiamo le lettere in cui, ma anche la prefazione all'estetica, in cui l'ontologia viene in qualche modo annunciata come necessità, nelle lettere, soprattutto anche alcuni scambi con Bloch molto belli, l'ontologia diventa per Lukács oggi possibile e necessaria. Oggi possibile e necessaria. Cosa vuol dire? Che il discorso scientifico che Lukács vuole produrre, cioè il discorso di verità che Lukács vuole produrre scrivendo l'ontologia, è storicamente determinato. Cioè ha delle condizioni materiali di possibilità che si danno in quel momento. E sono anche le condizioni che determinano la necessità del suo gesto, o meglio, la necessità per un pensiero di continuazione marxiana più che marxista, mi verrebbe da dire, di produrre a quell'altezza un'ontologia. Quali sono queste condizioni di possibilità? Dopo il secondo conflitto mondiale e dopo il 1956, sono fondamentalmente due per Lukács. Il primo, che la formazione sociale capitalistica si mostra dopo il secondo conflitto mondiale dominata dalla dimensione del plusvalore relativo rispetto al plusvalore assoluto. La seconda, che il movimento operaio deve fare i conti con questo tipo di dominio specifico e con il fantasma di Stalin, quindi con una dimensione economica e politica nello stesso momento. Questa situazione rende necessario per la filosofia e per una filosofia che si intende in continuazione con il pensiero di Marx la produzione di un'ontologia. Posso dare per scontata la differenza tra plusvalore relativo e plusvalore assoluto? Sì. Forse allora, senza voler essere speccioso o troppo didattico,
sottolineo il fatto che in Lucas il plusvalore relativo ha a che fare con la complessità di strutture combinate che decidono dell'estrazione violenta nel processo di produzione di plusvalore. E in Lukács il plusvalore assoluto è ridotto alla definizione semplice, ma secondo me marxianamente corretta, della quantità della giornata lavorativa. Ok? Sottolineo però il fatto che il dominio, riconoscere che post secondo conflitto mondiale lo sviluppo del modo di produzione capitalistico mostra il dominio del plusvalore relativo, costringe il pensiero ad affacciarsi a una complessità strutturata di relazioni in cui la valorizzazione, il processo di valorizzazione è inserito e da cui il processo di valorizzazione in qualche modo è deciso. Perché questa complessità è l'essere sociale. Questo, riconoscere questo, dal punto di vista della filosofia, è per Lukács riconoscere la necessità, dice, per il movimento operaio internazionale di un nuovo inizio. Notate dunque che questa consapevolezza critico-economica e la consapevolezza politica di un necessario smarcamento orientato dallo stalinismo fanno tutt'uno. Lukács è un pensatore che non pensa la soggettivazione politica della classe al di fuori delle configurazioni economico-materiali concrete della classe stessa. Dunque, rigorosamente, un'ontologia in vista di un'etica contiene una parte di critica dell'economia politica e una parte di analisi critica della situazione politica in cui un soggetto specifico, la classe operaia, si trova, ma in cui quel soggetto specifico si trova inserito in quanto parte orientata, e qui io introduco il termine, teleologicamente, rispetto alla realtà. Una realtà che di per sé stessa, quella dell'essere sociale, è orientata teleologicamente. Poi vedremo cosa vuol dire questo, ovviamente, perché detto così fa paura, secondo me. Cioè, se me l'avessero detto a me, quando ero studente, avrei. Forse mi sarei alzato dall'aula e sarei andato via. Occorre capire che cosa questo significa. Comunque questi due elementi, dominio del plusvalore relativo, necessità per il movimento operaio di fare i conti con il fantasma di Stalin e di prendere posizione politica rispetto al fantasma di Stalin. Quello che adesso cerco di dirlo nella maniera più apodittica possibile. E in realtà la mia relazione cercherà di spiegare quello che vi dico adesso. Se dovessi sintetizzare in 5 righe l'operazione di questa mole immane di scritti, è uno scritto sistematico, è uno scritto però mai rivisto definitivamente, quindi ha anche, soprattutto nei prolegomeni, una difficoltà testuale da essere affrontata. Cioè, non so se siete lettori di Lukács, cioè, leggere l'anima e le forme è leggermente più bello. Okay, esteticamente dà un attimo più gusto. Qui ogni tanto inciampi in ripetizioni, che però molte volte appaiono anche come ripetizioni volute, in cui il discorso appunto si avvolge un po' su se stesso per evidenziare la complessità della trattazione. Ma cerco di riassumerlo. Che cosa vuole fare Lukács con l'ontologia dell'essere sociale? Allora, secondo questo, quello che vi dico adesso ha un taglio fortemente interpretativo. Non lo trovate esposto in questa maniera nell'opera. È un sunto della mia lettura, quindi è fortemente interpretativo e spero si giustificherà. Il tentativo, secondo me, è quello di conferire un nuovo statuto alla contraddizione capitale-lavoro. Il tentativo, cioè, di rintracciare la contraddizione all'interno del regime di complessità assunto da società a capitalismo avanzato, in cui il possibile disperso nella rete di relazioni sociali viene aggredito, consolidato normativamente, coagulato nella miriade di alternative prescritte da strutture strutturanti, che Lukács indica col nome di complessi. Questi complessi sono
di sistema del diritto, ovviamente quello dell'economia, quello dell'educazione, quello delle istituzioni politiche. Tutto questo è struttura. Tutto questo è struttura. Usando una vecchia dicotomia che ovviamente già Marx aveva liquidato, secondo me, non c'è più dicotomia fra struttura e sovrastruttura in società a capitalismo avanzato. Cioè, questi complessi, queste dimensioni sono tutte strutturanti in maniera specifica e in relazione specifica tra loro. Dunque, l'essere sociale è, da un punto di vista dialettico, e non solo immediato, dunque, un'eccedenza di possibilità. Una complessità sociale, la complessità sociale del capitalismo avanzato è il segno, questo sì lo dice Lukács, di un'eccedenza di possibilità. Le possibilità della trasformazione politica stanno tutte dentro questa eccedenza. Stanno, ripeto il termine, necessariamente dentro questa eccedenza. Il problema sarà capire la natura della necessità dello sviluppo dell'essere sociale. Che cos'è? Se voi ci pensate, il momento in cui Lukács termina il suo lavoro sull'ontologia Gioco Forza, data la morte nel 71, l'opera esce a metà degli anni 80, quando i marxisti stessi danno il marxismo per morente, quantomeno, o almeno gran parte dei vecchi marxisti lo danno per morente. E in quel contesto, il paradosso di quel contesto è che l'ontologia si mostra essere un'ambiziosa, amplissima ricostruzione filosofica del pensiero di Marx, la più grande tentata nel Novecento, la più ampia tentata nel Novecento. È veramente un macigno o un asteroide, se volete, che cade nel deserto. È enorme, ma cade nel deserto. E al di là di alcune ricezioni intelligenti, come quella dello stesso Scarponi che si impegna nella traduzione italiana, lascia poche tracce produttive. Devo dire che oggi c'è una generazione di giovanissimi studiosi, in Italia e in Francia almeno, che ha ripreso a studiare da un punto di vista filosofico e politico l'ontologia dell'essere sociale in maniera rigorosa e che stanno producendo una serie di lavori veramente utili. Vi faccio due nomi: in Italia Matteo Gargani, che ha fatto la sua tesi di dottorato ad Urbino, che si chiama Filosofia e produzione, che è sul concetto di ontologia nell'ontologia dell'essere sociale di Lukács, ha un taglio profondamente storico-filosofico, ma è molto utile per approcciare l'opera e per comprendere tutto l'ultimo Lukács. Diciamo che gli manca la parte filosofico-politica spinta, ma mi auguro che il ragazzo cresca, però è veramente un lavoro notevole. E in Francia è in atto una tesi di dottorato, mi sembra la Sorbona, da parte della Buffard, che è una che lavora anche alla Mega2, tra l'altro, sulla categoria di totalità nell'ontologia dell'essere sociale. Questi giovani, secondo me, stanno scevri completamente ormai liberi per fortuna, da calcificazioni di vecchi dibattiti
marxisti che non hanno ragione d'essere più, ma non perché dentro non ci si possa trovare qualcosa di buono in quei dibattiti, ma perché nella loro calcificazione impedivano di approcciare il senso performativo dell'opera, la stanno rileggendo in questo modo. E quindi c'è speranza per l'ontologia dell'essere sociale da qualche punto. Ok. Ah, in Italia, se non lo sapete, c'è una ristampa anastatica a cura di Pi Greco che risale già al 2012, ormai di tutti e quattro. L'hanno divisa in quattro volumi, diciamo, in realtà l'edizione tedesca è in due volumi, loro li hanno divisi a loro volta in due, e a un prezzo accessibile, ogni volume costa nel loro sito 15 euro, quindi però io ho dato a lui il link alla mia cartella sull'ontologia dell'essere sociale sul mio Google Drive, dove trovate il PDF di tutto il tedesco e di tutto l'italiano, tranne i prolegomeni perché non sono scannerizzati. Quindi se volete il testo c'è. Ce l'avete ovviamente nella vecchia edizione Editori Riuniti, che comunque è la stessa, cioè questa è una copia anastatica. Allora, quando nel 62 Lukács decide di porre fine all'impresa dell'estetica, Lukács ritiene di essere arrivato al punto in cui il rapporto concreto dell'uomo con la realtà oggettiva deve essere portato all'altezza del problema dell'essere sociale. Già nel 57, in realtà, mentre sta stendendo l'estetica, questo problema gli esplode. Se voi andate, adesso sono tutti disponibili online, sapete che l'archivio Lukács disgraziatamente è stato chiuso. Prima di chiudere, chi ci lavorava dentro è riuscito a digitalizzare tutto. Posso passarvi l'indirizzo, è online. Tutti i manoscritti, i dati scritti di Lukács sono disponibili online. I manoscritti ve li sconsiglio, se non volete diventare matti. Se conoscete il tedesco, molti sono in tedesco e non in ungherese, i dati scritti si leggono, ovviamente sono battuti a macchina. E se voi guardate i materiali preparatori dell'estetica, vedete che questo problema è già dentro lì. Quindi possiamo dire che il lavoro all'ontologia di Lukács è un lavoro appunto che nasce a metà degli anni 50, a ridosso del 56, a ridosso del palesarsi del fantasma di Stalin. Ok? Il problema che voi vedete già nei manoscritti degli anni 50 e poi nelle lettere fino a tutti gli anni 70 è quella, come dicevo prima, di un ritorno a Marx, di un ritorno ai principi fondamentali, che sto citando Lukács, dell'ontologia marxiana. Cioè, dice Lukács, ancora testualmente, questo nel 67, di un ritorno alla realtà. Alla realtà come campo di trasformazione. Il marxismo, dice Lukács, deve essere scienza di realtà perché vuole essere scienza di trasformazione. Voi capite che in un'ottica ermeneutica, leggere Marx con questo indirizzo vuol dire leggere il Capitale come un testo politico. Trovare la politica di Marx dentro la critica dell'economia politica, non distinguere tra un Marx politico e un Marx scienziato del Capitale. La scienza di realtà, o usando un termine blochiano riferito sempre al Capitale di Marx, la scienza della più difficile realtà è esattamente scienza dell'essere sociale all'interno della formazione sociale capitalistica. L'obiettivo di Lukács, sempre dalle lettere, e cito, è quello di produrre un'ontologia fondata e fondante che trovi nella realtà oggettiva della natura la base reale dell'essere sociale, sì, e che essa sia nel medesimo tempo in grado di presentare questo nella sua simultanea identità e differenza con l'ontologia della natura.
L'essere è uno e si dà in molti modi. Esiste la possibilità di produrre sulla realtà un unico discorso differenziale. Questo vuol dire che esiste rispetto, uso un termine heideggeriano ma che usa anche Lukács, al Dasein, una specificità che però non lo rende estraneo alla realtà intesa e come realtà biologica e come realtà meccanica. E dunque esiste una continuità materiale tra un'ontologia che potremmo dire della natura, organica e inorganica, e l'ontologia dell'essere sociale. Per produrre questo tipo di discorso, il cui ovviamente primo referente polemico non può essere che Engels, si tratta per Lukács di ridefinire la nozione stessa di essere. L'essere in Lukács è una totalità concreta che continuamente si totalizza. Quindi l'essere è totalizzazione, è processo storico dialettico, articolato in totalità parziali. I complessi, le strutture, sono totalità parziali articolate tra loro in un processo di totalizzazione. Domanda. Dalla fotosintesi clorofilliana ai movimenti di borsa? Sì. La risposta è sì. L'unità dell'essere è articolazione complessa di strutture complesse che hanno contemporaneamente una realtà autonoma. È una realtà articolata in un processo di totalizzazione. Dunque, l'ontologia è complessivamente scienza di realtà, scienza dialettica di realtà. L'essere, dunque, è un complesso di complessi. L'espressione complesso, complexa, gli arriva da Nicolai Hartmann, che ha un ruolo specifico dentro l'ontologia dell'essere sociale, adesso vedremo, ed è un'espressione, quella di complesso di complessi o di complesso di complessi in movimento, che gli serve per rendere quella che lui intende essere l'universale processualità dell'essere, che deriva dall'iterazione di elementi, cioè di complessi, all'interno di ciascun complesso e dei complessi tra loro e della presenza ogni volta rispetto a ognuno di questi complessi, proprio perché tra loro in relazione dialettica, di, dice Lukács, di un Uber, di un oltre immanente ovviamente. Ecco, a questo punto spero di aver fatto abbastanza casino. Nel senso, il mio obiettivo a questo punto era squadernare l'impresa lukacciana dell'ontologia appunto in maniera apodittica. Adesso cerchiamo di capire come questo discorso trova un suo senso espositivo, cioè se volete anche una sua propria darstellung speculativa. Questa, perché non funziona? Funziona? No. Sì, ok. Questa è la struttura dell'opera. Cercherò di entrare molto brevemente nel un attimo nello specifico di tutti gli 8 capitoli. Ti passo le... Grazie. Ok, e comunque è in realtà il piano lo trovi anche nei materiali, cioè nel libro. Comunque ti passo anche le diapositive.
Se guardate alla colonna di destra, cioè la seconda parte, e notate questa serie di categorie elencate, vi prego di porre attenzione sulla categoria di lavoro. Perché? Perché il lavoro è per Lukács la categoria dispiegata, nel senso della Wirklichkeit hegeliana, dell'essere sociale. Il lavoro, per Lukács, può giungere alla sua esistenza vera e adeguata, quindi appunto nel senso della Wirklichkeit, solo in un complesso sociale che si muova e riproduca processualmente. Ogni fenomeno sociale presuppone il lavoro con tutte le sue conseguenze ontologiche. Che cosa vuol dire questo? Che nel complesso di complessi che l'essere è, il complesso di complessi che è l'essere sociale, è determinato in maniera specifica dalla categoria ontologica di lavoro, cioè dal fatto che l'essere sociale, a differenza dell'essere naturale, cioè dell'essere biologico, organico o inorganico, o meglio, dell'essere organico o inorganico, l'essere sociale non è determinato solo dalla categoria di causalità, ma anche dalla categoria di fine, di telos, cioè è teleologicamente orientato. Ma questa dimensione teleologica è giocata nell'ambito trasformativo del rapporto soggetto-oggetto che chiamiamo lavoro. L'essere, dunque, si mostra nella sua complessità determinato, o meglio, compreso dal punto di vista categoriale, attraverso la categoria di causa e attraverso la categoria di fine. L'unico complesso nei complessi che compongono il complesso essere che si dà determinato teleologicamente è l'essere sociale, cioè quel complesso di complessi che è l'essere sociale. Ovviamente l'essere sociale non è slegato dall'essere naturale, cioè dall'essere organico o inorganico, cioè dalla nostra cavolo di determinazione biologica e chimica, materialisticamente determinata. Solo che non è determinato solo da questo, è determinato da un elemento teleologico, cioè dall'elemento della oggettivazione di un ente specifico, cioè di un esserci, che si soggettivizza oggettivandosi. Il movimento di totalizzazione di cui parlavo prima è il movimento nel complesso dell'essere sociale della soggettivazione del soggetto attraverso la sua oggettivazione nel lavoro. Ma se il lavoro mi fa vedere la specifica categoria dell'orientamento teleologico dell'essere sociale, considerare il lavoro stesso nel contesto della totalità sociale vuol dire considerarlo nel rapporto reciproco che questo complesso specifico, cioè quello della sfera del lavoro, ha con i complessi le cui azioni e controazioni risultano operanti rispetto alla dimensione del lavoro. Che cosa vuol dire? Cioè, quindi rispetto alla dimensione della soggettivazione del soggetto attraverso l'oggettivazione. Quali sono questi altri complessi? Le sfere di cui parlavo prima, dal diritto all'arte, alla cultura, alla dimensione religiosa. Scusa, quando parla di azioni e contrazioni parla di Wechselwirkung?
Credo di sì, ma qui non ho la pagina del tedesco, dovrei andare a vedere. Comunque credo proprio di sì. Se questo è il nucleo teoretico, cioè se la categoria del lavoro risulta categoria centrale nell'ontologia dell'essere sociale, occorre, a mio avviso, dare ragione di questa struttura. Attenzione. La prima parte dell'ontologia dell'essere sociale riguarda lo statuto attuale del problema. Sottolineerei quell'aggettivo attuale. Se è vero quello che ho detto prima, cioè se esiste una necessità storica per un discorso filosofico sull'ontologia dell'essere sociale, che diventa necessaria esattamente all'altezza di quella contingenza, la metà degli anni 50, l'esplicito dominio del plusvalore relativo, il fantasma di Stalin, per parlare per slogan, parlare dell'attuale stato del problema dell'ontologia in filosofia vuol dire esattamente porre il proprio discorso non semplicemente rispetto a uno stato dell'arte, cioè che cosa si dice oggi dell'ontologia, ma vuol dire portare all'interno di un campo di battaglia specifico quei discorsi filosofici, cioè vuol dire affrontarli all'interno di un campo di forze che si intende come necessitante rispetto all'impresa del proprio pensiero. È chiaro? Non è che Lukács faccia i conti con lo stato attuale del discorso ontologico post secondo conflitto mondiale, perché da bravo filosofo deve crearsi il campo storico-filosofico in cui intervenire anche a gamba tesa, ma perché sa, come ricordava Andrea prima, che quel discorso scientifico, quello dell'ontologia, è un discorso sulla realtà dell'essere sociale. È un discorso ideologicamente determinato rispetto a quella realtà e concorre come complesso specifico a comporla. Non è esterno, non è un discorso, semplicemente un discorso sull'essere sociale, ma è uno di quei complessi che contribuiscono nella loro articolazione a strutturare l'essere sociale. Cioè l'esistenzialismo, il neopositivismo, la posizione hegeliana, la posizione di Marx costituiscono parte del movimento che l'essere sociale è. Ne sono determinati perché ogni complesso è in qualche modo posizionato dagli altri complessi, è determinato dagli altri complessi, ma concorre a determinarlo. Dunque, lo stato attuale del problema, cioè lo stato attuale dell'ontologia, cioè la possibilità odierna di un nuovo inizio per il movimento operaio che passi per un discorso ontologico, fa i conti con il discorso attuale dell'ontologia. Io vorrei, l'ho segnalato prima, ma lo risegnalo adesso, ovviamente il rischio di uno storicismo radicale, non di una storicizzazione radicale, ma di uno storicismo radicale, che cioè produca un discorso assoluto predicando la storicità di ogni discorso, è un rischio che Lukács in qualche modo deve affrontare, a cui deve rispondere, un'obiezione a cui Lukács deve rispondere. Anticipo una cosa che dirò dopo. Se io predico la storicità di ogni categoria del pensiero, le categorie che mi permettono di produrre questo enunciato sono storiche e dunque il mio enunciato è storicamente determinato, quindi non è assolutamente vero che tutte le categorie del pensiero sono storicamente determinate. A meno che le categorie non siano semplicemente dei predicati dell'essere, ma siano un complesso che costituisce parte dell'essere e che dunque trovino
della loro storicità, esattamente il luogo, il loro posizionamento nell'essere in generale. Solo a questa condizione posso predicare, cioè posso produrre un discorso sensato sulla storicità delle categorie che permettono la mia enunciazione. Io credo che questo sia il punto estremo, filosoficamente parlando, dell'impresa lucacciana, e vedremo se ce la fa o no, oppure vedremo. Indichiamolo come punto limite, però solo a questa condizione Lukács non ricade in uno storicismo radicale che diventa negazione della propria predicazione. Il punto di partenza. Il punto di partenza è una presa di posizione rispetto al neopositivismo e all'esistenzialismo. Io non so che rapporto voi abbiate con l'Accademia italiana, europea o mondiale, quindi non so quanto ve ne possiate rendere conto, ma un discorso politico e di critica anche politica sul dominio neopositivista secondo me è ancora un discorso fortemente attuale, soprattutto nei nostri settori. E non entro nello specifico di questo, però a prima vista questo statuto attuale del problema, qualcosa che è stato scritto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, potrebbe sia attuale per te e adesso, beh, è ancora molto attuale come posizionamento. Perché Lukács presenta qui una critica piuttosto, più che articolata, specifica del neopositivismo, e prende di petto Carnap, per esempio, ma anche, come vedete, in maniera molto più non dico più sfumata, ma più variegata, Wittgenstein. Il neopositivismo gli appare come lo strumento filosofico, e uso il termine strumento proprio in senso tecnico, ok? Lo strumento filosofico del regno della manipolazione, di quello che Heidegger chiamerebbe il regno della tecnica. Penso che si possa addirittura affermare che la svolta verso l'ontologia sia in Lukács anche un'energica reazione contro una certa egemonia del neopositivismo sulla scena filosofica della sua attualità. Cioè sia una reazione davanti ai tentativi di omogeneizzazione via via più esplicita della vita sociale, sottomessa agli imperativi del calcolo e della quantificazione. Rispetto a questa egemonia, l'ontologia dell'essere sociale intende far valere, qui riprendo qualcosa che ormai dovrebbe essere entrato in questa mia esposizione, l'eterogeneità e la differenziazione estreme del tessuto della società, opponendo dunque un rifiuto netto alla confisca degli individui e alla loro manipolazione da parte della tecnica. Qui non lo nego, ma credo che non lo negherebbe nemmeno Lukács, ci sono degli echi fortemente heideggeriani. Voi sapete, c'è un'antica leggenda, poi non si sa quanto leggenda sia, che essere il tempo sia stato scritto in un certo modo perché Heidegger aveva già letto ovviamente Storia e coscienza di classe. Questo ma forse è anche vero, ma non... Lucien Goldman. Cosa? È un libro di Lucien Goldman. Sì. È un libro di Goldman, che tenta però di avvicinarli positivamente. Sì, che è bello. Sì. Se leggi Goldman con un grano salis, il suo tentativo di avvicinare Lukács e Heidegger mette in realtà in evidenza delle differenze profonde che forse ti fanno capire meglio e Heidegger e Lukács. Quindi in realtà io credo che l'ontologia dell'essere sociale di Lukács abbia come obiettivo polemico, pur aderendo assumendo la tecnica come campo problematico,
abbia l'analitica esistenziale di essere e tempo come uno degli obiettivi polemici principali. Tant'è vero che il terzo capitolo la terza sezione di questo primo capitolo sull'esistenzialismo è un confronto piuttosto serrato con Heidegger. Cosa fa Lukács in questo confronto serrato con Heidegger? Beh, mantiene le critiche che aveva già espresso nella prima metà degli anni 50 nella distruzione della ragione, e quindi dal lato della razionalità del discorso di Heidegger. In più, che cosa fa? Assume Heidegger come avversario politico, cioè denuncia, rispetto all'analitica del Dasein, le carenze sul terreno etico. Ricordiamoci sempre, quando leggiamo l'ontologia, che è una premessa un'etica, dove ovviamente qui etica sta per filosofia politica, cioè in senso veramente dell'etica nicomachea, in cui di cui si tratta appunto delle modalità della relazione e quindi dell'ethos e quindi della politica. Cioè non c'è un piano di separazione fra una politica istituzionale istituzionalizzata o istituente e un piano della relazione sociale. Cioè il piano del legame sociale, cioè del rapporto sociale capitalistico, è il piano della politica. Le istituzioni o le organizzazioni politiche fanno parte dei complessi che concorrono nella loro relazione specifica a strutturare questa struttura di strutture, questo complesso di complessi che è l'essere sociale. È chiaro? Quindi quando Lukács annuncia la sua etica, sta annunciando la sua filosofia politica, adesso qui volgarizzo. Ed è importante scegliere il termine etica, perché è appunto il rapporto sociale ciò che sta al centro. Dove ovviamente qui il presupposto è che il capitale sia un rapporto sociale. Notate, in questo tipo di critica, con questo sfondo etico inteso in questo motivo, Wittgenstein e Heidegger stanno dalla stessa parte. Cioè, la profondità enigmatica, Adorno avrebbe detto il gergo dell'autenticità di Heidegger, stanno dalla stessa parte del silenzio preteso dall'ultima proposizione del trattato di Wittgenstein. Si tratta di una vuota profondità, di un richiamo a qualcosa di sempre evocato e mai assunto problematicamente dalla ragione. E dunque si tratta della perdita di possibilità di affrontare la stratificazione progressiva dei livelli ontologici, cioè gli strati dell'essere, la complessità degli strati dell'essere. Attenzione però, questo è solo un lato del problema rispetto alla condizione attuale della necessità dell'ontologia. L'altro lato è che occorre pensare dopo Stalin, l'abbiamo già detto. Che cosa vuol dire pensare dopo Stalin? E qui entro dentro una parte che mi interessa molto. Non ce la farò mai. Lukács assume con piena consapevolezza l'impoverimento del campo di pensiero marxista. Lo assume come problema e filosofico e politico. Ai suoi occhi lo stalinismo consisteva non soltanto in un periodo di profonda inumanità, ok? Fa parte del problema, questo l'ha anche vissuto abbastanza sulla sua pelle, ma non è solo questo.
cioè non c'è solo il lato criminale dello stalinismo, ovviamente, ma si tratta anche di un insieme di vedute teoriche che hanno pervertito il pensiero di Marx. Allora, il problema non è una geografia che salvi Marx per Marx. Il problema è quello, appunto, di immaginare uno sforzo gigantesco inteso a riesaminare passo dopo passo le categorie fondamentali del pensiero marxiano al fine di ridare al marxismo la sua densità e sostanzialità, rivelando al medesimo tempo le radici della sua degradazione dovuta allo stalinismo, cioè una critica marxiana allo stalinismo. Allora, forse oggi questo ci sembra anche abbastanza, non dico scontato, però forse io credo che molti in quest'aula abbiano pensato che andare a studiarsi Marx fosse molto meglio che andarsi a studiare alcuni capitoli novecenteschi del marxismo. Okay? Ormai è diventata anche una cosa abbastanza scontata, anzi troppo scontata secondo me. Farlo, pensare di farlo a partire dal 56 mi sembra una mossa enorme, filosoficamente enorme, forse più enorme dal punto di vista filosofico che dal punto di vista politico. Io credo che questo sforzo di Lukács sia mosso da un duplice fattore, da una duplice, quindi dopo usare il termine necessità, però adesso è ciò che devo andare ad argomentare, quindi c'è un implicito qui proprio. Lukács ha bisogno di riuscire a definire la categoria di storia e di storicità in Marx e la categoria di necessità storica. È il problema che sollevavi tu prima. Cioè ha bisogno di definire il concetto di necessità nella storia all'altezza di un discorso ontologico che si sa non separato da un'ontologia generale che comprende la natura organica e inorganica, ma che vede nell'essere sociale una specificità teleologica differenziale rispetto alla causalità propria del mondo naturale. Ok? Ci dice Lukács in quello che è in realtà purtroppo l'ultimo scritto pubblico, purtroppo perché secondo me è insoddisfacente. Si tratta di quell'autobiografia Pensiero vissuto, non so se vi è capitato di leggerla. È una richiesta a cui secondo me lui, con un po' anche di comprensibile narcisismo, cede. Cioè gli chiedono di poterlo intervistare in vista di un'autobiografia, lui scrive a blog. Cavolo, dovrei mettermi a rilavorare ai prolegomeni e a ridefinirli, ma mi hanno chiesto questa cosa e lui non pensa di dire no, prima faccio il lavoro duro sui prolegomeni e poi faccio questa cosa. Dice, sono anche ammalato, questa influenza che non mi passa più, in realtà è il tumore ai polmoni che lo ucciderà. L'immagine di prima con il sigaro era emblematica anche di questo. Lui pensa di avere un'influenza che non gli passa mai. E decide di assecondare questa richiesta e quindi. Però in questa intervista autobiografica che si chiama Pensiero vissuto, appunto, lui dice questo. Io credo, prima di tutto, che sia molto importante rilevare questa deformazione senza la quale lo stalinismo non sarebbe stato possibile. Attenzione, si tratta non di una deformazione che lo stalinismo ha prodotto, ma di una deformazione che ha concorso a determinare il fenomeno storico stalinismo. Cioè una delle condizioni di possibilità dello stalinismo come fenomeno storico politico. Il fatto che Engels e dietro di lui taluni socialdemocratici, sempre riprendendo il discorso che facevi tu prima, abbiano interpretato lo sviluppo della società in termini di necessità, in contrasto con quelle connessioni sociali di cui parla Marx.
Marx praticamente dice sempre che X uomini della società in questione reagiscono in maniera X a un dato sistema di lavoro e che da queste reazioni X si sintetizza il processo che si verifica in quella società. Ipso facto, questo non può essere necessario nel senso in cui 2 per 2 fa 4. Non è una necessità meccanica, è una necessità storica, è diverso. È necessario, sì, storicamente. Attenzione, non stiamo parlando ontologicamente di due esseri. L'essere è uno. Il principio di necessità che regola l'essere è però un principio di necessità complesso, che si divide tra causalità e teleologismo, tra elemento oggettivo e elemento soggettivo, tra loro però combinati, per ciò che riguarda l'elemento soggettivo. È chiaro? Vagamente? Interrompetemi, cioè anche se non arrivo alla fine non è così importante, è importante che ci capiamo un po'. Cosa sta facendo Lukács in questo passaggio? Identifica in Engels una certa distorsione del rapporto fra universale e particolare, o più precisamente fra la necessità e la casualità. La sottovalutazione del peso delle casualità è il credito eccessivo accordato alla forza coercitiva della necessità, che governerebbe la storia come una forza impersonale o come un deus absconditus. Cose che a Lukács appaiono in Engels reminiscenze hegeliane. C'è tutto un recupero di Hegel nell'ontologia dell'essere sociale, ma c'è anche una, come sempre, una critica anche dell'hegelismo. Per farla breve, Lukács ha un approccio modale alla storia e dunque le categorie di caso, possibilità, latenza, eccedenza sono categorie storiche determinanti per Lukács. Poi cercherò di dirlo meglio alla fine se ci arrivo. Che cosa sta facendo? E arrivo al secondo capitolo, quello dedicato a Nicolai Hartmann. Questo lo conoscete in pochi, ditemi la verità, l'avete studiato pochino. Non so neanche quanto ci siete tradotto in italiano in realtà. Che cosa sta facendo? Beh, sta riprendendo da par suo, cioè in realtà attraverso Marx, la critica che Hartmann poneva alla filosofia hegeliana, la quale, quindi dico, secondo Hartmann, secondo me in Hegel è un po' diverso, ma qui Vittorio casomai mi correggerà. E secondo Hartmann la filosofia hegeliana privilegia indebitamente il ruolo dell'universale logico e minimizza il peso degli individui e delle loro azioni singole. E Lukács sembra in qualche modo farsi forte di questa posizione, perché quello che sembra fare appunto è il rimproverare a Engels lo stesso tipo di obiezioni che Hartmann fa a Hegel. Attenzione, torno un attimo indietro con le diapositive. Vedete come si è concatenato il discorso? Io non sapevo che facevo un casino con sta roba. Neopositivismo, esistenzialismo, critica dentro questo contesto della deriva dello stalinismo come posizione filosofica, frutto qui ovviamente, cioè, stiamo parlando di un materialismo dialettico molto becero, ok?
la cui critica però viene strutturata in modo da diventare una presa di posizione rispetto allo statuto attuale dell'ontologia. C'è un passaggio molto importante per Hartmann, che è quello che gli permette di unire una critica a Hegel a una critica allo stalinismo come posizione filosofica, ma che gli permette anche di valorizzare, adesso lo vedremo nel seguito, alcune posizioni hegeliane, e che gli dà un lessico che in qualche modo eccede il lessico weberiano. Perché una cosa che forse non mi ricordo se è stata detta prima, il giovane Lukács è uno dei membri del circolo di Weber, del Weberkreis. Cioè, quando critica Weber, cioè non lo critica solo sulla pagina, lo critica già da giovane a fianco con l'amico Bloch dentro i dibattiti. Ovviamente Lukács e Bloch lasciano il Weberkreis quando Weber si presenta alla riunione settimanale in divisa nel 14, e lì gli dicono ciao. Ma a parte questo, perché dico questo? Perché da Hartmann trova una definizione, quella di complesso, che riecheggia nel significato, questo l'ha notato Maurizio Ricciardi attraverso in realtà un'intuizione del suo maestro, cioè di Pierangelo Schiera, una stretta similitudine fra la definizione di complesso, che come termine è di Hartmann, nell'ontologia dell'essere sociale, fra la definizione lukacciana di complesso e la definizione weberiana di disciplina sociale. Cioè quella categoria che gli permette di dire che in un contesto sociale la regolarità conta più della regola. È la regolarità che produce obbedienza, non la regola. Questa cosa arriva a semantizzarsi nell'ontologia dell'essere sociale attraverso Hartmann e alla nozione di complesso di Hartmann, nella sfaccettata articolazione di cui parlavo prima, ma riecheggia, problematizzandola, la vecchia definizione weberiana di disciplina. Adesso taglio brutalmente perché... Come vedete, attraverso un'analisi molto articolata dell'ontologia di Hegel, una lettura molto articolata dell'ontologia di Hegel, qui non ho il tempo di riprendere, ma farò riecheggiare solo nel finale. Se volete un'attenta analisi di questo capitolo, vi rimando a una serie di tre conferenze che Paolo Vinci ha dedicato l'anno scorso a questo tema. Si trovano in YouTube, sono 6 ore in tutto, però è un bellissimo seminario. Se avete tempo, io me lo sono ascoltato tutto andando a correre, quindi in una settimana me lo sono sentito tutto, però lui veramente va a fondo dentro qui. Non so come lo consideri tu come hegeliano, però è molto chiaro sulla lettura di questo capitolo. Paolo Vinci. Lo conosco di nome, ma non... Come vedete, il problema è quello che si esplicita alla fine della prima parte dell'opera, di enunciare i principi ontologici fondamentali di Marx. Quindi, se ti sente Burgio parlare a me come uno specialista di Hegel, lo so, me lo dici sempre, ma per me tu vieni, lo so, ma vieni scomunicato per sempre. Ma Burgio può anche scomunicarmi. Che vado a fare? Sì, tutto registrato. Eh sì, dai, lo mettiamo su. Magari c'è una spia di Burgio fra quelli a casa. Vabbè, cioè, nel senso, non posso parlare in pubblico di te come parlerei di te in pubblico di uno specialista di Spinoza, ma va bene. Comunque, uno specialista di Hegel, se vogliate o no. Dentro questo capitolo, il fine di Lukács è quello di superare due deformazioni del pensiero di Marx che lui considera simmetriche e che secondo lui hanno contribuito a intaccare
e a distruggere la credibilità filosofica di Marx. Attenzione, io sono rimasto molto colpito da questa cosa, no? Cioè, lo sforzo di Lukács di tornare alla filosofia di Marx, cioè a Marx come filosofo, e di giocarlo all'altezza di un atto preliminare, filosoficamente preliminare, a un pensiero politico, cioè preliminare all'etica. Mi sono rimasto molto colpito da questo. E pensare questa necessità non come una necessità storico-filosofica, ma come una necessità di posizionamento politico dentro una situazione post-staliniana. Allora, la prima di queste deformazioni è il determinismo univoco, che assolutizza la potenza del fattore economico togliendo efficacia agli altri complessi della vita sociale. Se chi c'era l'anno scorso sa benissimo che questa formulazione esatta che io qui ho citato da Lukács è quella che nel 1924 Ernst Bloch imputa a Storia e coscienza di classe di Lukács. Riconosci il complesso di sfere, sono sfere che compongono l'essere sociale, ma sovradetermini la dimensione economica. Allora, che cosa fa Lukács? Applica alle letture marxiste di Marx la stessa critica che Bloch aveva proposto a quella che era la sua lettura di Marx all'inizio degli anni 20. Dunque il determinismo univoco in senso economico. E seconda deformazione, l'interpretazione teleologica che secondo Lukács feticizza la necessità, in quanto considera ogni formazione sociale o ogni azione storica come una tappa nel cammino verso la realizzazione di uno scopo immanente o trascendente. Il movimento storico, cioè temporale e spaziale della realtà, è per questo che gente come me, Vittorio, Elia, Andrea, continuano a essere scambiati per pazzi, perché continuano a cercare tentativi di pensare rigorosamente un modo di dirsi plurale delle temporalità politiche. Non in senso postmodernista, ma in senso profondamente marxiano, secondo me. Adesso non vorrei sovradeterminare lo spirito di ricerca degli altri, però quello che abbiamo cercato di fare è proprio questo. Sì, così. Io sono appena arrivato. Qual è il problema? Che cosa ha fatto il marxismo in gran parte? Ha occultato, secondo Lukács, la diversità e l'eterogeneità delle categorie di possibilità e di casualità. In senso razionalistico, cioè nel senso di quel razionalismo che viene criticato dentro la distruzione della ragione, di quello di tipo, per usare un feticcio, weberiano, poi non è solo sì, Weber, sì, ovviamente. E questo lo dico perché è venuto fuori prima mentre fumavamo la sigaretta in pausa, rimando a Lenin per chi non c'era, penso che... Rispetto a questo cosa fa Lukács per spiegare questo in Marx? Si appoggia a Lenin, sottolineando con forza una cosa che in quella vecchia recensione di Bloch era posta all'inizio, cioè sul carattere per definizione non classico dello sviluppo del socialismo in Unione Sovietica, cioè sul fatto che la rivoluzione d'ottobre non segue una linearità di sviluppo storico, cioè, usando qui un termine che a me piace tanto ma che ammetto Lukács non usa, rispetto a quella presunta linearità di transizione attua una anticipazione.
il Lukács dell'ontologia dell'essere sociale pensa l'ontologia di Marx all'altezza di questi problemi. E dunque, che cos'è la necessità del processo storico nell'ontologia dell'essere sociale? Cioè, come va letta quella necessità d'altro tipo che non è quella della causalità che riscontriamo nel mondo naturale, sia esso inteso in senso biologico o in senso inorganico? È una necessità, dice Lukács, di tipo se allora, una necessità tutt'altro, cito, che onnipotente e trascendente, una necessità che appare sempre funzionale alle determinazioni del reale ed esprime le connessioni che ne derivano, cambiando le premesse che possono presentarsi in maniera imprevista e anche casuale, cioè come elementi soggettivi di modificazione rispetto al contesto dato, cambiano anche il corso dei fenomeni. La razionalità dei fatti non può essere stabilita che post festum, e ogni tentativo di farli entrare in stampi prestabiliti a partire da una griglia a priori della razionalità non può che finire in uno scacco. È relativismo? No, secondo me no. È una riconquista di predominanza dell'ontologico rispetto al gnoseologico. È, mi perdoni il mio amico Max Tomba, è Marx contro Kant, dal mio punto di vista. Il lavoro, dunque, che apre la seconda sezione è il tentativo di esplicitazione categoriale dell'elemento, in qualche modo, e necessitante, cioè dell'elemento della necessità, e indirizzante il teleologismo proprio dell'essere sociale. Attenzione, capite che tentando di smarcarsi dalle posizioni engelo-staliniste, poi bisognerebbe fare giustizia anche del povero Engels, ma questo magari lo faremo un'altra volta, perché c'è molto di più ovviamente, no? Qui si parla più degli effetti di quelle posizioni che della posizione stessa. Ovviamente parlare di teleologismo da un punto di vista ontologico rispetto a una posizione che si vuole critica rispetto a un determinismo necessitante di quello stampo, capite che insomma è anche argomentativamente molto complesso da portare avanti. Quello che vuole fare Lukács è dissipare il pregiudizio, secondo lui assai diffuso, che identifica il pensiero di Marx con una semplice variante materialistica della filosofia hegeliana della storia, variante che sarebbe nata convertendo l'automovimento dell'idea logica in un automovimento a carattere ugualmente finalistico dei rapporti di produzione. Il problema per Lukács è comprensibile solo se noi capiamo il rapporto che sussiste fra due categorie, quella di causalità e quella di finalità, o se volete di teleologia. Questa coppia categoriale è per Lukács la chiave di volta di una giusta comprensione della vita sociale. Da questo punto di vista, il libro più vicino, secondo me, all'ontologia, il libro di Lukács più vicino, o che comunque ci introduce all'ontologia dell'essere sociale, è il libro sul giovane Hegel. È il libro
che da un punto di vista filosofico più si avvicina rispetto a questi problemi. In quel testo, infatti, Lukács aveva sottolineato la novità del punto di vista di Hegel nei confronti di quello, per esempio, di Hobbes o di Spinoza, con la scoperta del ruolo del lavoro nella genesi della vita sociale. In questo modo Hegel aveva affermato l'irriducibilità dell'attività finalistica al semplice concatenarsi spontaneo delle cause efficienti. Lukács viene a ritrovarsi in un paesaggio familiare quando legge le analisi di Hartmann, quelle che in qualche modo davano la svolta alla prima parte dell'opera, intesa a sottolineare con energia l'eterogeneità fra il nesso finale e il nesso causale, così come la necessaria dipendenza del primo dal secondo. La posizione teleologica non può verificarsi che utilizzando le catene causali, perché la causalità necessariamente preesiste all'attività finalistica. Le catene causali sono nell'immanenza della realtà infinite, mentre la coscienza positoria, cioè che pone, non so, positoria in italiano è orrendo, ponente, okay. La coscienza che pone un fine si muove sempre entro orizzonti delimitati. Nella tensione quindi dialettica fra teleologia e causalità, che sono le due categorie modali con cui eligiamo l'unità dell'essere, fra le rappresentazioni della coscienza che fissa i suoi scopi e la realtà indelimitabile delle catene causali, Lukács vede il principio del movimento dell'atto del lavoro. Il lavoro è e categoria del pensiero e atto storico in cui la posizione del fine e la determinazione causale si danno insieme. Il lavoro come trasformazione operata da un soggetto su un oggetto che nel mente si applica trasforma il soggetto stesso è esattamente il punto in cui il teleologismo soggettivo, cioè la posizione del fine da parte del soggetto e la causa materiale a esso esterna, si complessificano nello stesso momento, che è e un momento logico e un momento ontologico. La posizione teleologica, cioè il porre il fine, dunque, è la cellula generatrice della vita sociale. E la proliferazione delle posizioni teleologiche, il suo contenuto dinamico. L'essere sociale è un essere dinamico, perché non ha un fine, è un complesso di posizioni di fini. L'obiettivo di Lukács è quello di rendere impossibile la confusione fra la vita della natura e la vita della società. La prima è dominata dalla causalità spontanea, non teleologica per definizione, mentre la seconda è costituita a opera degli atti finalistici degli individui. Ma la connessione indissolubile tra finalismo e causalità gli permette di dimostrare sia il carattere di irriducibilità del mondo dei valori che è prodotto dalla coscienza che pone i fini, sia il necessario radicarsi dei valori, cioè dei fini posti, nella rete di reti, cioè nelle catene causali oggettive e soggettive. Non c'è finalismo naturale dal punto di vista della posizione del fine e non c'è automatismo nel processo al cui cuore ci sta la trasformazione lavorativa, ma c'è un rapporto complesso che è l'essere tra causalità, determinazione naturale e posizione del fine. È per questo che il soggetto si fa oggettivandosi. I differenti, attenzione, dobbiamo chiudere alle 7? Certo. Le 7 meno 10. 7 e 5. Ok, dico solo le ultime due cose.
Allora, non sono riuscito a mostrarvi, come mi aveva chiesto il buon Vittorio, tutta la struttura. Io vi dico che il capitolo per me più interessante, cioè quello per cui ho cominciato a studiare questa, è quello di cui non vi parlo, che è questo, quello sulla riproduzione sociale. Cioè, questo secondo me è un capitolo fantastico. Io mi capita, per fortuna, di insegnare filosofia delle scienze sociali e filosofia sociale, e avrei la folle idea di farlo a lezione l'anno prossimo, non so se ce la farò. Vabbè. Lo farai qui, se no. Va bene, ma molto volentieri, così questi non vengono di sicuro, perché hanno capito. Allora, sottolineo una cosa rispetto alla nozione di complesso e di complessi con cui salto. Su questo capitolo sull'ideologia c'è un bellissimo articolo di una laureata di Maurizio Ricciardi, che se volete vi giro, scusate, e che lascio da parte. Però mi fermo un attimo sul quarto, che è il capitolo, scusatemi la come si può dire, l'estremizzazione, ma questo è il capitolo che dovrebbe condurre a un pensiero filosofico del comunismo, perché dopo questo capitolo dovrebbe cominciare l'etica. Ok? Sottolineo una cosa che in qualche modo ricavo e da questo capitolo e da quello sulla riproduzione sociale. Il complesso di complessi è una realtà, un essere dinamico caratterizzato da sviluppo ineguale dei differenti complessi sociali. Lukács continua a più riprese a rammentare che la logica del diritto e la logica dell'economia sono tutt'altro che perfettamente congruenti. Questo è un esempio, ovviamente, già che i rapporti giuridici sono il risultato di una opzione relativamente autonoma, la quale non è mai un semplice epifenomeno dei rapporti economici. Detto volgarmente, quindi, lo Stato come istituzione non è semplicemente il comitato d'affari della borghesia, cioè esiste un livello di comprensione della realtà che è un livello di comprensione politica, che non mi fa in qualche modo pensare all'automatismo della posizione anche delle istituzioni giuridico-politiche come completamente subordinato all'ordine economico, ma me lo fa pensare come complesso articolato rispetto alla disposizione economico-materiale. Ok, poi ci sono ovviamente le osservazioni più ovvie sul fatto che progresso economico e progresso morale non coincidono affatto, in quanto la logica dello sviluppo economico e autoaffermazione della personalità umana talvolta sono asimmetriche, perché ciascuna di esse possiede una sua traiettoria e una propria legalità irriducibile, legalità qui sì in senso kantiano, il che non esclude le connessioni a livello profondo, già che è un progetto etico che faccia astrazione dallo stato dei rapporti di proprietà è difficilmente concepibile. C'è sempre un rimando continuo. Allora, vado alla fine. In realtà, forse a ragion veduta poteva essere anche tutta la relazione. In punto di morte, anche se non sa che sta per morire, decide che questo enorme lavoro, che qui io vi ho solo, di cui ho solo in qualche modo mostrato vagamente la struttura e alcuni dei temi, spero che il senso del, cioè, o meglio, è brutto da dire, ma l'intenzione del filosofo sia risultata evidente. Ecco. Perché dopo aver in realtà già compiuto la stesura dei due volumi che compongono l'ontologia dell'essere sociale, le due parti, invece di pubblicarla decide, no, piano, prima devo scrivere dei prolegomeni, cioè qualcosa che in qualche modo la possa introdurre, ma che anche la possa rendere accessibile. Anche qui prolegomeni in senso kantiano, nel senso come produrre un discorso più semplice della critica della ragion pura, che possa però portare rispetto alla metafisica allo stesso risultato dal punto di vista della comprensione del lettore. In realtà, dicevo, nei prolegomeni fa di più. E mi piacerebbe concludere appunto con ciò che c'è di più
lascio perdere sulla genesi dei prolegomeni, ci sono una serie di aneddoti molto belli e significativi dal punto di vista politico-culturale, ma li lascio perdere perché non c'è tempo, e chiudo con quelle che io ritengo le quattro innovazioni che i prolegomeni portano al quadro categoriale che vi ho illustrato. Primo, nei prolegomeni, che sono un testo immane perché sono 400 pagine divise in quattro parti senza titoli, 1, 2, 3, 4, da morire da leggere, cioè uno si perde e non c'è nessun riferimento. Però sono una bella impresa da leggere. Primo, la valorizzazione della categoria di irreversibilità come carattere definitorio, la storicità. L'essere è storico, o meglio, l'essere è storia perché è irreversibile. L'irreversibilità è categoria fondamentale sia dell'essere della natura che dell'essere sociale. Quella di Luca, c'è una concezione dunque aperta dell'essere, volta a demolire le posizioni necessitariste. Un'ontologia che fa da prodromo a una filosofia della libertà, nelle intenzioni che leggiamo nelle lettere di Lukács, cioè quella che Lukács pensa come etica. Una filosofia che abolisce, servendosi dell'ausilio di altre scienze, la concezione del mondo come totalità chiusa, cioè il mondo come totalità aperta di un processo di totalizzazione. Nell'ontologia di Lukács l'essere è una iterazione di complessi eterogenei, in perpetuo movimento e divenire, caratterizzato da una mescolanza di continuità e discontinuità che incessantemente produce il nuovo, e la cui caratteristica fondamentale è l'irreversibilità. Non si torna mai indietro. Attenzione, non vuol dire che non c'è un rapporto con la dimensione storico-temporale del passato, ma l'essere non torna mai indietro, che non vuol dire che l'essere è un andamento progressivo verso un futuro linearmente disposto. Ma l'essere è mutamento e non torna indietro, cioè non si ripete l'indietro. E questo determina per Lukács il senso della storicità dell'essere, cioè la grande scoperta marxiana, che è quella della storicità essenziale di tutto l'esistente. Lukács fa risalire a Marx questa concezione e nei prolegomeni dedica particolare attenzione alla dissertazione sul materialismo di Democrito e Epicuro e dunque alla tesi del giovane Marx secondo cui noi conosciamo una sola scienza, qui sta citando Marx, la scienza della storia. Terzo punto, per la prima volta nei prolegomeni Lukács propone una riflessione sistematica che già emergeva nell'ontologia ma che in qualche modo viene chiarita dal punto di vista espositivo solo nei prolegomeni, sulle categorie modali di necessità, casualità e possibilità, rapportate non solo all'essere sociale, ma all'essere in quanto tale. Qui è il punto di, c'è molta differenza, ma qui è il punto di massima vicinanza con l'ontologia blochiana, non so se conoscete il testo sul materialismo di Bloch, cioè sulla materia come possibilità formale dell'essere, ma lascio perdere. Ultimo punto, il più importante, nei prolegomeni molto forte è l'accento posto sulla storicità, e questo è il problema limite di cui accennavo prima. Posto sulla storicità e la genesi delle categorie stesse, frutto maturo di una lettura ontologica di Marx condotta alla luce delle suggestioni che gli arrivano da Hartmann. Da un punto di vista storico-filosofico, secondo me questa è la traiettoria, traendo pieno profitto dalla detrascendentalizzazione delle categorie operata da Hartmann, appunto, Lukács mostra che il carattere processuale dell'essere implica la genesi e il divenire delle categorie stesse. Esse sono dunque universalia in rebus. E niente affatto pure determinazioni dell'intelletto applicate all'essere come vuole la tradizione kantiana. Per l'ultimo Lukács le categorie hanno una sfera di validità circoscritta dal substrato di cui sono determinazione e possiedono perciò uno statuto storico.
esse sono prodotto della storia dell'essere. L'universale concreto di Hegel è l'anticipazione di questo punto di vista genetico-ontologico circa la natura delle categorie. Per questo vi dicevo che il libro su Hegel, secondo me, è il libro che fa da prodromo a questo tipo di riflessioni, per quanto Lucas sia ovviamente critico di una parte della logica di Hegel. Un esempio, la teleologia è categoria eminentemente storica, perché nasce dall'introduzione nelle catene causali da parte della coscienza umana del marchio del nesso finale. La nascita del processo teleologico coincide in questo modo con l'emergere del lavoro, già che la natura in sé, inorganica e organica, non conosce il finalismo, ma soltanto la causalità. I prolegomeni, dunque, ci aprono l'accesso, almeno questa è la mia lettura e la lettura che ho tentato di proporvi, a quella che potremmo definire una vera e propria ontologia critica, o anche un'ontologia che sopravanza il primato della logica e della gnoseologia, cioè che si rifiuta di racchiudere la ricchezza, la densità e l'eterogeneità del reale nello schema di categorie puramente riflessive. Grazie, spero che vi possa servire.